Chissà quanti di noi si sono chiesti qual è la ricetta del panettone e come si prepara, credendo erroneamente che la combinazione perfetta degli ingredienti fosse un mistero riservato solo a pochi eletti pasticceri. Ma questa, ragazzi, è la cucina delle meraviglie di My Personal Trainer TV, dove tutto ciò che si desidera si può realizzare. Quindi oggi, con uno schiocco di dita, cercheremo di realizzare il panettone con le nostre mani, un dolce da degustare gioiosamente con la nostra famiglia nel giorno di Natale. Per preparare il panettone fatto in casa sono necessari 460 g di farina manitoba, 50 g di lievito madre essiccato oppure 12 g di lievito di birra fresco, 70 ml di latte, 30 g di yogurt bianco magro, 5 uova dove utilizzeremo 2 uova intere e 3 tuorli, 130 g di burro, 160 g di zucchero a velo, 100 g di uvetta, 50 g di cedrini, 6 g di sale e una fialetta di aroma alla vaniglia. Adesso, ragazzi, vi ho appena detto tutti gli ingredienti che andremo a mettere nel panettone, però gli ingredienti vengono spezzati man mano che andremo a realizzarlo, quindi questa è la prima fase, il lievitino, e per preparare il lievitino sono necessari 50 g di farina manitoba, 70 ml di latte tiepido, 30 g di yogurt magro, 5 g di zucchero a velo e 30 g di lievito madre essiccato oppure 7 g di lievito di birra fresco. Setacciamo la farina in una boule, aggiungiamo poi il lievito madre essiccato e lo zucchero a velo. Tutti questi ingredienti chiaramente sono stati presi dagli ingredienti generali che vi ho detto prima. Mescoliamo le polveri e ora andiamo a sciogliere lo yogurt nel latte tiepido. Perché lo yogurt? Perché è fonte di lattobacilli che aiuteranno anche la fermentazione. Una volta sciolto lo yogurt nel latte, versiamo il tutto e mescoliamo fino ad ottenere una pastella densa. E questa è la consistenza che deve avere il nostro lievitino, una pastella densa come vi ho detto prima. Adesso cosa facciamo? Copriamo con un foglio di pellicola trasparente e lasciamo lievitare il tutto per mezz'ora in un ambiente tiepido. Dopo mezz'oretta di riposo in un ambiente tiepido, il nostro lievitino è pronto. Vedete che si è gonfiato per bene. Adesso procediamo con le dosi del secondo impasto che andremo poi a unire al lievitino. Abbiamo 210 g di farina manitoba, 50 g di burro, 2 uova, 60 g di zucchero a velo e 20 g di lievito madre essiccato oppure 5 g di lievito di birra fresco. Proseguiamo con la preparazione. In un'altra boule ho setacciato la farina, adesso ho intiepidito appena appena il burro, quindi non deve essere proprio fuso, e lo versiamo direttamente sulla farina e poi con le mani impastiamo il tutto fino a formare un composto di briciole. Abbiamo così ottenuto un composto bricioloso. E adesso procediamo ad aggiungere anche gli altri ingredienti secchi, ovvero lo zucchero a velo ed il lievito madre essiccato. E mescoliamo per bene. Adesso aggiungiamo anche le 2 uova sgusciate per bene. E mescoliamo. Dovremo ottenere un composto bello compatto. Abbiamo ottenuto questo composto piuttosto denso e adesso aggiungiamo anche il lievitino. E questo è il nostro secondo impasto, vedete, è piuttosto appiccicoso. Va bene così? Adesso anche questo, come per il lievitino, lo copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per un'ora e mezza in un ambiente tiepido. Dopo un'oretta e mezza circa di lievitazione, questo è il risultato del secondo impasto.
Adesso procediamo con l'analisi degli ingredienti del terzo impasto. Abbiamo 200 g di farina manitoba, 3 tuorli, 80 g di burro morbido, 100 g di zucchero a velo, 100 g di uvetta che io ho messo in ammollo in acqua tiepida, 50 g di cedrini spezzettati in modo grossolano con il coltello, 6 g di sale e una fialetta di aroma alla vaniglia. Abbiamo setacciato la farina in una boule. E adesso facciamo come abbiamo visto per il secondo impasto, quindi uniamo il burro ammorbidito e poi impastiamo per bene il tutto fino a formare delle briciole. Una volta formato questo composto possiamo aggiungere anche lo zucchero a velo, il sale, indispensabile quando abbiamo delle farine, l'aroma alla vaniglia, in alternativa potete anche grattugiare la scorza di un limone. Aggiungiamo ora i tuorli, amalgamiamo prima magari con il cucchiaio di legno. Abbiamo amalgamato i tuorli anche con le mani. Possiamo aggiungere l'uvetta sultanina che ho ben scolato dall'acqua di ammollo e anche i cedrini. E continuiamo a lavorare l'impasto. Abbiamo impastato e abbiamo ottenuto un composto molto compatto. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo unire i due impasti. L'impasto di prima, che è ancora appiccicoso chiaramente. E impastiamo per bene. Abbiamo lavorato la nostra pasta sulla spianatoia, vedete io mi sto anche aiutando con una paletta. Se l'impasto risulta troppo appiccicoso, oleate le mani con un po' di olio, appunto, così vedrete che riuscirete a lavorare l'impasto molto meglio. Ecco, io direi che ci siamo quasi, un'altra mescolatina per amalgamare meglio gli ingredienti. Gli diamo la forma a pallina. E adesso possiamo rimettere il tutto all'interno della stessa ciotola con cui abbiamo fatto l'impasto. Copriamo con la pellicola trasparente in modo da non far passare aria e di favorire la lievitazione. Facciamo lievitare il tutto per circa 2 ore e mezza. Dopo 2 ore e mezza di lievitazione, questo è il risultato. Adesso siamo arrivati finalmente all'ultima fase. Come bisogna fare? Rimuoviamo la nostra palla di impasto dalla ciotola e cominciamo a lavorarlo. Il composto deve essere molto soffice. Non lo lavoriamo troppo, solo pochi secondi e poi cominciamo ad ottenere una pallina. E poi continuiamo ad arrotolarla così come sto facendo io, cercando di mandare verso il basso l'impasto. Adesso qui mi sono preparata uno stampo dal diametro di 18 cm e dall'altezza di 10 cm. L'ho imburrato ed infarinato perfettamente e adesso possiamo mettere la nostra palla d'impasto qui all'interno. Adesso facciamo con un coltello affilato una croce, abbastanza profonda anche, ma non troppo grande, perché poi aprendosi la croce dovrebbe comunque rimanere in qualche modo. E adesso lasciamo lievitare il nostro panettone per circa 4-7 ore, ovvero fino a quando l'impasto fuoriesce dallo stampo.
Dopo 6 ore di lievitazione in ambiente tiepido, questo è il risultato. Adesso finalmente possiamo andare ad infornarlo. Come temperatura, cosa facciamo? Allora, intanto va infornato a forno già caldo a 170 gradi e proseguite la cottura per 20 minuti. Trascorsi questi minuti, abbassate la temperatura a 150 gradi e proseguite ancora per altri 20 minuti. Dopodiché il panettone dovrà essere lasciato completamente raffreddare, poi lo potrete togliere dallo stampo e consumare almeno dopo 24 ore. La gola purtroppo è uno dei 7 vizi capitali, ma ditemi voi come possiamo resistere davanti a una bella fetta di panettone del genere. Quindi portiamo in tavola a Natale, oltre a tanta gioia ed allegria, anche una bella fetta di panettone fatto in casa. Buon Natale!